Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Scegliere una vettura usata da JB Cars vuol dire scegliere un prodotto controllato in ogni minimo particolare. Non vi resterà nient'altro da fare che guidarla e godervi la strada in sua compagnia. E poi la cura e l'attenzione per il cliente, da sempre un must in JB Cars. Visitate il sito jbcars.it per scoprire tutta la disponibilità delle vetture usate in sede. Italo Infissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in PVC isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità per un fantastico isolamento termico e acustico, bollette più leggere. Italo Infissi realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero. Il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno, contatta lo staff Italo Infissi al numero in sovraimpressione o sul web italinfissi.it. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Saronno Motor Times. Vi ricordo che abbiamo una sede anche a Legnano. Volevo segnalarvi questo mese una promo super interessante per quanto riguarda la gamma MT, quindi 09, 09 SP, MT10 standard, MT10 SP, super valutazione del vostro usato fino a 1500 euro, oppure in caso non abbiate permuta, fino a 1500 euro di accessori compresi nel prezzo. Vi aspettiamo. Tecnologia e qualità a prezzi incredibilmente convenienti, in una parola, Evo. Da Fassina Evo trovi la gamma di automobili full optional di serie più economiche del mercato: Evo 3, Evo 4, Evo 5, Evo 7 e Evo Cross 4, tutte a benzina e GPL. Evo incarna la nuova concezione dell'automobile e della mobilità, non più ispirata ad effimeri status symbol, ma a modelli di semplicità, concretezza, praticità ed affidabilità. Vieni a provare la tua nuova Evo da Fassina in via Grassi 98 a Milano. Buonasera amici di Padro TV e buonasera Filippo Falsaperla. Ciao Filippo, grazie per essere qui con noi. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Senti Filippo, sulla base di tutto quello che sta succedendo, di cose anche particolari, anche anomale, partiamo dalla situazione Honda HRC con i nomi, i due nomi di cui parliamo ormai da un paio di settimane almeno. In realtà il secondo nome che io ritengo ancora tra i più plausibili, più papabili, ne abbiamo fatti due, di Gian Antonio che era risaputo, Marini che io ho saputo qualche giorno prima che Luca facesse una dichiarazione ad AS in Spagna dicendo che devo andare via dal team di mio fratello, dalla VR, devo trovare una moto ufficiale, una sorta di necessità di fare la sua strada. Io ad oggi, Filippo, non ho altre indicazioni su altri piloti. Vedo che anche in chat gli amici che ci seguono, e che ringrazio per essere qui nella diretta, per vedere il video sul canale nei prossimi giorni, io non ho conferme, per cui sono abituato, e chi mi segue lo sa, se mi sbilancio, se dico qualcosa è perché ho delle indicazioni veramente molto concrete e pressoché certe, per cui io ribadisco che quei due nomi sono gli unici che fino ad oggi ho sentito citare in un ambiente diciamo idoneo per essere considerato realistico, e non ho idea quale sia tra i due quello con la maggior percentuale. Poi potrebbe invece cambiare tutto, però sicuramente Puig ha parlato con uno e con l'altro. Io ho la sensazione che secondo me lui personalmente preferirebbe Luca Marini, però opinione mia personale. Che cosa succederà non lo so, però Filippo, sulla base della tua esperienza voglio chiederti quanto è anomalo, no, che comunque HRC punti su un pilota che sia di Gian Antonio che sia Luca Marini, che non ce ne vogliono questi due ragazzi, che sono veloci, sono italiani, sono dei bravi ragazzi, però non mi sembrano piloti da HRC, cioè da team ufficiale Honda. Da lì poi si aprono tutta un'altra serie di riflessioni, Filippo, nelle quali ti vorrei coinvolgere, anche sul fatto che se Luca veramente volesse abbandonare il team di suo fratello, non è una roba che passa così, no? E non voglio dire che è Mark che va alla Ducati, però insomma è abbastanza potente anche quella. Per cui partiamo, Filippo, dall'analisi su HRC. Io prendo a prestito le parole di un mio amico. La situazione è una cosa è chiara, la situazione è confusa.
Ed è strano che diciamo la squadra più blasonata, più ambita, più desiderata fino a 6-7 anni fa, sia in questa situazione di impasse terrificante, perché con tutto appunto il bene che si vuole a due ragazzi italiani di belle speranze, insomma, l'HRC che deve rilanciarsi, perché diciamoci in questo momento ha una moto che è assolutamente inadeguata a questo campionato, quindi deve trovare il modo per svilupparla. Qualcuno che ti dia le indicazioni tecniche per fare il salto di qualità, sinceramente non si vede. Cioè, il più esperto è Zarco, che ha vinto la sua prima gara 4 giorni fa e che comunque sta in una squadra satellite, che non è come per Ducati Pramac, è realmente una squadra, tra virgolette, di serie B. Quindi la Honda, che in questo momento avrebbe bisogno di una guida tecnica, sta cercando semplicemente un pilota per riempire una casella. In poche parole, io sinceramente non so come sia il bilanciamento di questi due nomi, ammesso che ci possa essere anche qualcuno che venga dalla Moto2, Al De Geer, piuttosto che qualcun altro di quella, cioè, non cambia il problema per la Honda, non è riuscita o sembra non essere riuscita a trovare alternativa per un pilota che possa fare la differenza, possa fare la differenza, possa dare un indirizzo per il futuro. Poteva essere Espargaró, ma non credo che si riesca a buttare via un pilota non all'Aprilia, ma a un Rivola che con i contratti, diciamo, è abbastanza ferrato. Cosa può succedere? Secondo me, un anno può succedere per la Honda un anno ancora peggiore di quello che c'è, perché se tu prendi un ragazzo con poca esperienza, come può essere di Giannantonio, con un po' più di esperienza, come può essere Luca Marini, e lo metti su una buona moto, forse puoi trovare la scintilla, puoi trovare la strada per la sorpresa, ti matura, ma una moto così imprevedibile, così, come dire, poco affidabile, poco amichevole, insomma, per tutti e due i ragazzi, secondo me, può diventare un problema. Al di là di essere una squadra ufficiale che ti fa viaggiare in business, che ti porta alle presentazioni in Giappone, che sono delle gratificazioni importanti e che magari possono dare delle motivazioni in più, diciamo. Però poi devi fare i conti con la pista, con la moto, con quello che c'hai. Da quello che so io, mi davano per certo che Di Giannantonio fosse già a posto, però dovevano dare, si era detto che dovevano dare l'annuncio in questa settimana. Siamo a giovedì e ancora non si è visto niente. Sì, voglio dire, c'è tempo fino a Certo, sì. bambino per dare il. Allora, per quello che so io, la scelta non è ancora stata fatta, però ci sono. Io credo che tra i due di Giannantonio sia quello che ha più bisogno, no? Perché alla fine, ammesso che non si sia inchinato qualcosa in DR, che non lo so perché non ho informazioni da quella parte lì, però arrivo a pensare che se Luca ha manifestato la voglia di andare via. L'ambiente Filippo un po' lo conosciamo, sappiamo che non è un ambiente di quelli amichevoli, no? Lo sanno i Guareschi, lo sanno tutti quelli che di lì ci sono passati da collaboratori, amici e fan. Ricordiamo quanto Vitto Guareschi abbia sostenuto Valentino nei 2 anni in Ducati e quanto poi abbia insomma, dovuto
non dico sopportare, ma vivere quando poi si è spostato in VR, no? Cioè, ci sono dei casi che, se andiamo a analizzare, non è che li inventiamo, no? Dei casi eclatanti di storie nate e poi finite abbastanza male, ed erano storie abbastanza incredibili, no? Cioè, non avremmo mai detto che c'è un certo tipo di cosa potesse succedere con quelle persone. Però se Luca ha manifestato voglia di andare via, non credo che lui lì adesso sia così. Anche qui opinione personale, Filippo, non penso che sia lì sereno e va tutto bene. Lui e Bagnaia si sono beccati più volte ultimamente, come Zecchi no, non mi sembra di aver letto, no, nessuna dichiarazione. Però Luca ha più volte detto: ah, Martin è l'uomo da battere in questo momento, è difficile fare quello che fa Martin. Bagnaia in una dichiarazione aveva detto: Luca parla così perché in questo momento è più lento. Cioè, non se ne sono risparmiate. Questo secondo me è comunque un indice che magari proprio qualcosa che non funziona lì all'interno potrebbe esserci, no? Tra Luca magari e l'ambiente, non lo so, perché se uno dice voglio andare via, voglio la moto buona ce l'ha lì, no, Filippo? Cioè, non vuoi andare via per cercare una moto buona, quella lì comunque è molto buona, non vado a cercare un'altra roba, o no? Diciamo che insomma, la storiella che Valentino ha incoraggiato, ha foraggiato, ha spinto Luca nelle corse è un po' quello che fa piacere all'iconografia, alla voce popolare. Il fratello, è chiaro che lo sai, fratello ricco, vuoi che non lo stia aiutando? Diciamo che anche quando era nelle classi minori, all'inizio, chi si è veramente sbattuto è stato il padre. Cioè, Valentino c'era e non c'era. A me ha sorpreso, non mi ricordo in quale Gran Premio è comparso Valentino, è andato prima da Bezzecchi e poi da Luca. Cioè, non è che c'è questa affinità, questo trasporto, no, affinità, questo trasporto completo, credo, da tutte e due le parti. Poi da dove si è iniziato non si sa. Comunque, tutto l'ambiente, cioè l'ambiente da sempre è stato un clan. È un clan, quindi o con me o contro di me. Se dici una mezza parola, già sei. Se lo dice uno qualunque, è fuori. Fenati, nemmeno me li ricordo più quanti ne hanno avuti che se ne sono andati. Bulega, insomma, in tanti. Se il fratello del capo, insomma, magari ti danno un'occhiataccia, però sei il fratello del capo, per cui è meglio stare sulle tue. Non è un ambiente facile, la VR non è un ambiente facile, e forse a Luca, che è un ragazzo intelligente, anche se non penso, io personalmente non penso che sia un super campione, ma è un gran lavoratore, è un ragazzo molto intelligente, serio, tenace, per cui c'ha tante capacità che lo possono fare diventare un buon, che lo hanno fatto diventare, e ancora di più possono farlo diventare un bravo pilota. Dubito che possa diventare un campionissimo, però certo, però con una, se Honda dovesse mettergli una moto razzo, Filippo, perché loro comunque il discorso dell'anno di contratto è assolutamente vero, assolutamente reale. Secondo me l'unico che può accettare un anno di contratto, mi perdonerà, è di Gian Antonio. Penso me anche certo. Luca farà fatica ad accettare un anno di contratto. È anche vero, Filippo, e questo lo ribadisco da 10 giorni, che secondo me se dichiari fedeltà alla Honda, comunque vai, fai questo passo, accetti un anno di contratto,
o sei veramente un disastro, o secondo me la Honda comunque non ti scarica, no? Qualcuno settimana prima mi ha detto, no, ma guarda che non è vero, la Honda ha scaricato. Io mi ricordo che quelli fedeli a Honda, li hanno ripiazzati, hanno salvato dei piloti, probabilmente andavano magari sostituiti prima, non lo so, però io non ho la guarda sensazione. Guarda dove stanno a Kagami. Esatto, cioè dico, se sei uno mediamente veloce, se è una persona, non lo so, lui lì secondo me potrebbe trovare una sua strada, no? Una sua dimensione indipendente dallo schema VR. Poi è chiaro che in VR ci odiano, mi odiano, però è la realtà, no? Cioè è la realtà delle cose, è un sistema un po' particolare, Filippo, che già in passato con Morbidelli ci ricordiamo cosa è successo, no? Quella impossibilità di gestire Franco in un momento in cui andava molto bene, si poteva forse puntare per lui, anzi si doveva arrivare a fargli avere la moto ufficiale ed è stato scelto di darla a Valentino. Lì c'era quella situazione in cui evidentemente la gestione dei piloti, una squadra di proprietà diventa una situazione difficile da gestire, anche se sono bravi. Salucci è bravo, porca miseria, è bravo, io non dico nulla, però in questo caso secondo me Luca, che voglia fare la sua strada con le sue gambe, non ci sta male secondo me, però è dura perché comunque è VR, no? Sì, ma comunque l'anno di contratto secondo me non è un problema, perché a fine 24 scade anche il suo contratto con VR. Al di là del fatto che, essendo il fratello del capo, in teoria si pensa che il suo contratto sia a vita, nel senso che un posto, avendo anche la squadra finché regge, ce l'ha, ce lo può avere. Però diciamo, le controindicazioni sono che secondo me lasciare la Ducati significa chiudersi per il futuro, chiudersi la strada su metà dello schieramento. Cioè, se tu vai via dalla Ducati è difficile che ti riprendano nel 2025, quindi ti rimangono Honda, KTM, Yamaha e Aprilia, e già insomma è un po' più ristretto. E dentro la VR c'è sicuramente un problema di conflitto di interessi, perché c'è un management che gestisce un certo numero di piloti, adesso tutti concentrati, cioè è una situazione molto pesante secondo me, perché sono tutti concentrati in MotoGP e non hanno il vivaio, cioè non hanno la cantera, passato Vietti, diciamo, che mi sembra che stia anche un po' uscendo dalla loro orbita, e non c'è nessuno dietro, e questo è un grosso guaio per il futuro. Ma ne hanno quattro in MotoGP e c'è un po' il gioco delle quattro carte, cioè in qualche modo, per esempio, è stato, come dire, forzato, si è preferito, si è fatto in modo che la squadra, il team VR, avesse Bezzecchi invece che Morbidelli, forse perché ci credono di meno, insomma i risultati comunque dicono questo, e facendo forse, chi lo sa, perdere a Bezzecchi un treno che, ok, con i risultati i treni ripassano, però chi lo sa, intanto ce l'aveva della moto ufficiale. Ha rinunciato, riuscirà a salirci su questa moto ufficiale? Se lo dovrà, come dire, riguadagnare un'altra volta. Questo per, al di là del sto bene con la mia squadra, io non credo che se lui fosse andato in Pramac gli avrebbero impedito di portarsi Flamini. Cioè, voglio dire, io con i miei ragazzi, cioè non credo che lui possa essere condizionato dall'avere come coach, come si chiama, lo spagnolo?
Sì, esatto. Cioè, sai che non mi ricordo neanche Dario Gavira, che non si è mai capito quali meriti abbia avuto per lavorare con Valentino Rossi. Cioè, voglio dire, il signor dava consigli a Valentino Rossi, Dario Gavira, e adesso li dà agli altri. Vabbè. Comunque c'è questo. Io la sensazione, Filippo, la sensazione è che lì Bezzecchi abbia avuto. Non so se è fortuna, ma di essere la chiave per la definizione della sponsorizzazione. Cioè, secondo me, nel momento in cui hanno detto: guarda, abbiamo il team, abbiamo Luca Marini e Morbidelli. Secondo me, di là, no, con tutto il rispetto che ho per Morbidelli, che però arriva da due stagioni allucinanti, Luca Marini, che è di quelli che ancora con quella moto lì non ha vinto. Secondo me Bezzecchi era fondamentale per mettere la sigla, e lì vuol dire palanche per il team. Per cui secondo me lui lì è... Io non credo, come dici tu, che no, che siano stati altri gli ostacoli a andare col tecnico. Però sono stati sicuramente... La scelta l'ha fatta il pilota, credo, ma sono stati bravi a convincerlo che quella era la scelta migliore per lui. Ma non è vero, scelta migliore per lui, perché voglio vedere se Valentino tra una moto dell'anno prima e la moto ufficiale dell'anno avrebbe preferito la moto, cioè passava sopra al cadavere della madre, del fratello, dello zio, del cognato. Cioè un pilota arrivato a quel livello di professionismo non può stare a pensare: ah, ma sto bene perché mangio le tagliatelle all'hospitality, per dire. Tu vai dove hai la migliore scelta tecnica. Cioè, non si è mai visto un pilota che fa, se non per soldi. Cioè, voglio dire, Biaggi sbagliò le sue scelte a suo tempo perché lasciò la Honda per la Yamaha per seguire la Marlboro, che lo riempiva di soldi, e la Honda di Duan andò ovviamente a Valentino, cioè voglio dire, e lui si ritrovò sulla Yamaha. Quindi queste scelte si fanno, ma non certo per amicizia, perché sto bene il pomeriggio del sabato e parliamo e chiacchieriamo e ci divertiamo. Un professionista non può ragionare così, perché sennò va a fare un campionato il professionista deve cercare il massimo per se stesso, e Marco non avrà il massimo l'anno prossimo per se stesso. Quindi partire ad handicap non mi sembra una mossa molto intelligente. Per il team è molto importante avere Bezzecchi probabilmente terzo nel mondiale, due gare vinte, piuttosto che Morbidelli, che è tutto da ricostruire, è tutto da scoprire, da riscoprire se ne ha ancora qualcosa nel suo bagaglio, diciamo. Ok, per chiudere questo argomento, Filippo, io ho la sensazione che se ha comunque anche a Luca Marini non offriranno almeno un anno in più di contratto, credo che dirà di no. Poi vedremo che la versione ufficiale che verrà fuori. Io vi dico che la trattativa c'è, e secondo me se non gli danno uno più uno, che sia magari anche nel team di Cecchinello, che sia non credo che lo vedremo in onda. E a me pare Cecchinello piacere, è preso, Il team di Cecchinello c'ha 3 anni di contratto, Zarco, per cui a meno che non promuovono Zarco nella squadra ufficiale, ma... Pensavo a posto di Nakagami, magari, non so se lì lo si mettono in giapponese, perché pagano i giapponesi, gli sponsor giapponesi, è un'operazione a costo zero per Cecchinello, per cui certo, deve essere un giapponese quello lì. Invece arriverà un ragazzino della Moto 2, come in tanti hanno scritto qua, io non ne ho sentito parlare, però magari stanno trattando e lo porteranno. Io porto due nomi che sono stati fatti. Qualunque sia la scelta, per Honda è una scelta al ribasso, cioè che è inammissibile per una potenza col nome della Honda, perché poi voglio dire, la Honda, cioè,
se si guarda dall'altra parte del televisore, c'è una macchina che sta distruggendo tutti, che sopra c'è scritto HRC in Formula 1, c'era scritto grosso così, che non puoi pensare che non sappiano fare l'aerodinamica, cioè no. Se tutto adesso è aerodinamica, si può pensare che in Honda non siano capaci, hanno avuto la Brown GP, cioè, insomma ce l'avranno quattro ingegneri, se non ce li hanno li vanno a prendere alla Toyota, non lo so, cioè, se adesso l'80% è l'aerodinamica, forse tra virgolette è la cosa più semplice da risolvere per qualcuno che c'ha i soldi, perché tu ti metti dalla mattina alla sera in galleria del vento, che loro peraltro hanno, e lo risolve il problema, certo. Cioè, lì è proprio una volontà, una disorganizzazione tecnica e gestionale che ha portato a questo disastro, perché non è ammissibile quello che è successo alla Honda, cioè veramente non ha né capo né coda, non si può pensare. Infatti Filippo, io voglio credere comunque che questa cosa anche dell'anno di contratto, è vero che poi l'anno prossimo scadono tanti quasi accordi principali, però secondo me io credo che loro qualcosa abbiano pronto per i test di forse già di Valencia, perché c'è anche l'ipotesi che non abbiano voluto scoprire con Marquez la vera moto del prototipo del 24, perché avevano già capito che lui andava via, per cui io ho la sensazione che dicano facciamo il contratto di un anno e poi a metà anno magari c'è qualcuno di quelli forti che vuol venire qua perché si è reso conto che noi siamo la Honda, perché Filippo quel riscatto, quella vendetta in Formula 1 è arrivata dopo l'umiliazione di Alonso che gli ha dato del motore di Formula GP3, non so Formula cosa 2. Aveva detto in diretta mondiale Formula 2, il motore della Formula 2. Esatto, cioè, e poi loro lì sono venuti fuori. È vero che hanno avuto di là, bisogna dirlo, l'aiuto di un genio come Newey, che sicuramente a livello di aerodinamica la nasconde a tutti gli altri. Però, ragazzi, il motore della Honda si è visto anche domenica, sul rettilineo in partenza lì non era scia, li hanno affiancati molto prima della scia quelli della Ferrari. Cioè, secondo me, loro volano col motore. E qui sto dalla parte di Nando Cazzaniga, che mi dice sempre: Bob, guarda che senza il motore e quelli il motore fidati ce l'hanno, sono d'accordo. E lì è la vendetta di Honda. Ma questa è la cosa assurda. La Honda, ma da sempre, è stata la moto ignorante che non piegava, non aveva telaio, ma aveva un motore che non ti ci potevi avvicinare. Cioè, voglio dire... È assurdo che non riescano a fare nemmeno quello, è assurdo veramente, non è immaginabile, cioè veramente sono gestiti in una maniera assolutamente sconclusionata, proprio senza capo né coda. Ok, Filippo, mi fai fare una pausa, ti rubo ancora 5 minuti, voglio una riflessione su Martin, su cosa succederà secondo te nelle prossime 3 gare, anche Ducati Marquez, la tua sensazione, sulla base anche del fatto che, a parte le prime foto dei test di Valencia con la Ducati 2024, che a detta di insider molto, molto preparati, mi hanno detto guarda che la moto 24 non sarà molto diversa, in realtà mi dicono che potrebbe essere molto, ma molto, ma molto, molto, molto ancora meglio della 23, per cui lì Marquez dirà mi basterà la 23 a questo punto, non lo so. Torniamo subito, voglio sentire di Martin da Filippo Falzaperti. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Scegliere una vettura usata da JB Cars vuol dire scegliere un prodotto controllato in ogni minimo particolare. Non vi resterà nient'altro da fare che guidarla e godervi la strada in sua compagnia. E poi la cura e l'attenzione per il cliente, da sempre un must in JB Cars. Visitate il sito jbcars.it per scoprire tutta la disponibilità delle vetture usate in sede. Novembre 2023.
tempo di EICMA, la fiera di Milano, con tantissime novità per la nuova gamma Honda, tra cui i nuovi colori 2024 che sono già in arrivo presso la Motostar. Ne vedete qua alcune anteprime, non fateveli scappare perché arriveranno numeri limitati, venite e prenotateli ora. DR, la grande casa automobilistica italiana, sbarca da Fassina. DR ha creato una linea di SUV low price full optional di serie con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, una gamma completa per soddisfare le esigenze dell'automobilista che cerca un gran prodotto ad un prezzo imbattibile, con motorizzazioni performanti e nuovi e più avanzati contenuti tecnologici. Scegli DR da Fassina, Via Grassi 98 a Milano. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Saron Motor Times, vi ricordo che abbiamo anche una sede a Legnano. Volevo segnalarvi questo mese una promozione super interessante Gamma XSR, quindi 125, 700, 900 in tutte le versioni. Abbiamo fino a 1500 euro di supervalutazione usato, oppure in caso non abbiate permuta, 1500 euro di accessori compresi nel prezzo, per cui vi aspettiamo. Italinfissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in PVC isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità per un fantastico isolamento termico e acustico, bollette più leggere. Italinfissi realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero. Il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno, contatta lo staff Italinfissi al numero in sovraimpressione o su web italinfissi.it. Allora Filippo, Martin Marquez, Bastianini, una riflessione solo su Puig. Io non ho indicazioni, Filippo, non so se tu hai qualche indicazione diversa sul fatto che Puig possa rischiare il posto. Io non ho nessuna indicazione, per cui ho visto ancora tipo il nome di Super in chat, io la vedo dura Livio tornare in HLC, ma non perché dubiti delle capacità di Livio, che ritengo uno dei manager più bravi, ma secondo me in HLC no, magari altrove, ma in HRC no, mi sbaglierò. Mi senti Filippo? Sì? Sì, adesso sì. Però di Puig fuori io non ne ho indicazione, nessuna, proprio neanche ma forse lo fanno fuori. Magari c'è qualcuno che si augura che lo facciano fuori, no? Però secondo me no, anche perché le trattative con questi piloti di cui abbiamo parlato prima le sta portando avanti lui. Poi se invece arriva la mannaia lì, però quando è arrivata la mannaia su altri manager recentemente lo sapevamo prima, abbiamo avuto indicazione prima, non lo so, finito. Sì, ma l'ho detto prima, la Honda è difficile che faccia rivoluzioni, che mandi via piloti, manager, non è nel suo stile, magari aspettano e poi colpiscono a distanza, ma Puig mi sembra abbastanza forte, anche perché bisogna ricordare che sulla carena c'è sempre un marchio grosso così che è Repsol sì. Vero. Insomma può succedere, ma mi sembra molto 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 difficile. Sì. Ok, hanno detto che europei, a parte Puig che è lì e come hai detto tu sicuramente è un trade union importante anche con lo sponsor, però mi hanno detto che non prenderanno un manager europeo, cioè io poi ripeto, prontissimo a fare così a farla Puig figura, è europeo no, Puig è europeo, è abbastanza europeo. È uno di loro, esatto, un manager diciamo esterno europeo, mi hanno detto che non lo prenderanno, però è uno di loro, cioè, Puig è molto forte, non c'è niente da fare, cioè, gestisce i trofei monomarca, insomma, non per fare fuori Puig ce ne vuole, secondo me. Credo che la strada dovrebbe essere più quella tecnica, che c'è questo nuovo direttore tecnico che obiettivamente ha iniziato a lavorare da poco, quindi è tutto da scoprire. Io non sono convinto che loro porteranno una moto rivoluzionaria, perché non ci sono i tempi, non è nella loro mentalità. E se avessero avuto una moto rivoluzionaria
Mark l'avrebbe saputo e gliel'avrebbero fatta provare per tentare di dirlo. Secondo me sono ancora in alto mare e saranno ancora in alto mare anche l'anno prossimo. Non sono molto fiducioso, anche se hai fatto le concessioni come la Yamaha. Anche per la Yamaha non sono molto fiducioso, perché con sole due moto in pista, insomma, tutto diventa più complicato. 2 contro 8, insomma, fai fatica. Assolutamente sì. Senti, invece, Martin, Filippo, io ecco, per la chiusura del campionato, non dico Martino Bagnaia, non pro uno o contro l'altro, questo che sto dicendoti, però non hai avuto una brutta sensazione con quella ammonizione che è arrivata a Martin per la pressione delle gomme e la punizione inflitta a Espargaró, che lo ha retrocesso di 3 secondi facendolo passare dalla quinta all'ottava, adesso se non ricordo male. Cioè, non credi che stiamo rischiando, io spero di no, mi auguro che non sia così, ma ripeto, né contro Bagnaia né contro Martin, cioè non è che questa cappa, questo alone, no, che noi non possiamo poi verificare, perché alla fine noi, dati delle pressioni, non li vediamo, no, se non sbaglio li vedono i team, così mi dicono, ma se dovesse uno dei due perdere il mondiale per la storia delle pressioni, retrocesso 3 secondi, pensa succedesse a Valencia, che Pecco vince, lo retrocedono e vince Martin il mondiale, o il contrario. Non credi che sia una roba un po' troppo? Se, è strano, perché Martina fa tutta la gara davanti, quindi senza il disturbo di nessun altro, che fino adesso si è detto che è il problema della gomma anteriore. Stare davanti o dietro un pilota fa la differenza. Non so, veramente, quella è una cosa che vedono loro, come una cosa su cui io mi ero sempre battuto. E capire realmente come vengono assegnate le gomme, perché le gomme arrivano, questo blocco è tuo, questo blocco è tuo, questo blocco è tuo. Per me, in un regime di monogomma, dovrebbe esserci una specie di lotteria, una cosa, un'estrazione, un computer che ma davanti a tutti, non che noi l'abbiamo fatto prima. Insomma, questo mi sembra un attimo così. Comunque, secondo me si sta arrivando, ovviamente, visto che si è così vicini, a un periodo agitato. Primo, lotta cioè la Ducati ha vinto, quindi in teoria dovrebbero essere tutti rilassati, probabilmente Dall'Igna lo è. Gli altri che sono intorno a lui sembrano un po' più agitati. Cioè, mi dicono che c'è dell'agitazione, dei malumori tra team rosso e team bianco-viola. Si arriva in Malesia, che ricorda fatti spiacevoli, e che speriamo non si ripetano, anche se mi sembra che si vada verso un derby Italia-Spagna. Se tu guardi lo schieramento, vedi che Bagnaia accanto a un pilota che dovrebbe aiutarlo, Bastianini, che invece penso che, insomma, che se può se ne sta tranquillo per i fatti suoi, anche perché in questo momento non è della partita. Ma poi ci sono due piloti con cui Bagnaia si allena tutti i giorni, parla, mangia, si muove, che potrebbero spostare, anche perché sono veloci, sono lì davanti. Martin sembra un po' solo con la sua virulenza, con la sua sfrenata velocità, però quando si arriva alla stretta finale potrebbe anche non bastare, cioè forse farebbe bene a cercare negli spagnoli qualche possibile alleanza, perché Zarco non mi sembra in grado di
di dargli troppo una mano, insomma. Gliel'ha data al contrario, a Philip Island gliel'ha data al contrario, con un passo esatto, esatto. E ovviamente non poteva fare diversamente, è anche giusto che l'abbia fatto, la prima vittoria, forse la prima e l'ultima, le due gare vinte nello stesso momento, la prima e l'ultima della sua carriera in MotoGP, insomma, quella era scontata. Ma dice che motivo avrebbe di dare una mano? Beh, ma semplicemente perché comunque è stipendiato dal signor Campinotti da qualche anno. Direi certo, profumatamente, certo. Magari quest'anno non così profumatamente, però finché porti una casacca non siamo tutti mancini, Michael, cioè io sono d'accordo con te, però se avessi una casacca puoi anche cercare di dare una mano a quella squadra lì. Poi per carità, ha fatto bene a vincere, secondo me poteva forse fare un sorpasso un filo meno così secco, gnucco, duro, cioè un blockpass così sicuramente ha messo molto nella palta il suo compagno di squadra. Poi che lui voglia vendicarsi perché l'hanno mandato via e fa niente se da centinello va a guadagnare il doppio di quello che guadagna adesso, per cui non è che va a soffrire la fame. Ma lì non poteva, dai, lì non poteva fare diversamente, l'occasione della vita, non gli darei proprio la minima colpa, insomma. In futuro potrebbero esserci delle situazioni calde, diciamo, delle situazioni calde, perché nel momento in cui Bezzecchi è tranquillo del terzo posto, non può arrivare al secondo, forse una manina, ma ricordiamoci quello che ha fatto, che hanno fatto, anzi, tutti i piloti, anche non Honda, quando nel 90 Capirossi vinse il suo mondiale 125. Nell'ultima gara tutti contro gli stranieri. Anche Fausto, ovviamente, che era il suo compagno di squadra, ma anche Gramigni, poi c'era Casanova, insomma, si è sentito confortato Capirossi in quell'occasione, anche perché tutti dissero: noi lo aiutiamo. Non so se in questo motociclismo nuovo una cosa del genere possa succedere. Però secondo me, se qualcuno glielo chiederà nelle prossime conferenze stampa, vorrei sentire le risposte di Bezzecchi, di Marini su questa cosa. Cioè il legame anche logico del gruppo potrebbe dargli una mano, potrebbe essere un'arma in più in questo momento in cui mi sembra che Bagnaia vada non molto ma un pochino più piano di Martin. Ok, senti Filippo, poi ti lascio andare, ti ho rubato troppo tempo. Una riflessione su Bastianini: è uscita la notizia, avete visto, è battuta penso per prima in Spagna, ma poco importa, di senso Martin potrebbe finire nel team ufficiale, sia se nel caso dovesse vincere il titolo, sia che dovesse arrivare secondo, per cui vice campione, perché evidentemente il team rosso ha bisogno dei due piloti più forti, perché è giusto che sia così. Allora a quel punto risalta fuori la questione che Bastianini potrebbe essere spostato, poi non so io se in Pramaco, se invece Perna Atenea dovessero decidere proprio di cambiare decisamente aria, chissà, magari HRC potrebbe essere una soluzione, non lo so. Però quello che so, ragazzi, è quando vi dicevo mesi fa, no, con qualcuno mi diceva: ah, no, ma tu no, c'hai il contratto, Perra ti ha detto che hai il contratto. Certo che hai il contratto, ma io dicevo che poteva essere spostato, nel senso che per quello che sapevo io è che aveva un contratto da pilota ufficiale, ma non per forza nel team rosso. Poi a un certo punto è arrivata, vi ricordate, l'ufficializzazione che non ci doveva essere, perché se uno sa già che è per forza nel team rosso, che senso ha a metà stagione, forse anche prima, ufficializziamo che Bastianini sarà nel team rosso? Ma che cosa vuol dire? Se ce l'avete già, non dovete ufficializzarlo, no? C'aveva una clausola che doveva essere riconfermato. Comunque io personalmente ho consigliato a Pernat quest'anno di prendere Bastianini e portarlo alla Honda,
parlarsi da lì in mezzo. E credo che Carletto non la pensi nello stesso modo, nemmeno mi ha risposto, ma io sono convinto che l'ambiente, non so se per colpa di chi, ma quell'ambiente Ducati non faccia bene, si è completamente perso, è stato male, quello che sia, ma proprio si vede che il linguaggio del corpo è proprio negativo o richiama negatività. Non credo che lui stia vivendo un bel momento, diciamo. Sì, sì, ma io l'anno scorso mi ricordo che appena ha detto: Carlo, ma sei sicuro? Forse anche in trasmissione, non privatamente, sicuramente glielo ho detto, ma non conveniva puntare magari su Honda, no? E andare a fare, sì, insieme a Marche, cioè portarlo di là. E lui dice: no, beh, lì il pilota, sai com'è, vuole la moto migliore, no? Certamente, però lo sì, anche i soldi, un po' particolare, però. Però alla fine forse sarebbe stata una strada giusta. Per questo mi sento, no, di appoggiare l'idea di Marini, di provo a fare una cosa nuova, perché tanto lì comunque sei abbastanza, a maggior ragione con l'arrivo di Marquez, che farà bene, farà male, farà sicuramente il massimo che potrà, avrà la moto 2023, questo già credo dai test di Valencia, vedremo però da linea cosa avrà messo sulla 24, perché se avrà fatto un missile come mi hanno detto, non lo so, io ho la sensazione, Filippo, che comunque da linea, come tutti, l'ho già detto, lo ripeto, ma è quello che penso, come tutti gli ingegneri, progettisti top, vogliono che la loro moto venga provata dal pilota migliore, e credo che non ci sia dubbio, no, che da linea sappia che Marquez è di un altro livello rispetto anche a tanti dei suoi. Non lo so cosa ne pensi tu. Questa è la 24. Assolutamente, assolutamente. Comunque è andato, cioè Pirro non sta bene, ma non è che ha fatto sfaceli però a Jerez, adesso mi sembra abbia preso paga almeno da, forse anche da Bulega con la Superbike, mi sembra che ha fatto il terzo tempo, adesso non mi ricordo, ma insomma, boh, io non credo che loro possano avere una moto molto diversa da quella che sta correndo adesso, sinceramente. Sinceramente non vedo in che anno potrebbero migliorare, perché è una moto che va talmente bene, cioè che come fai? O c'hanno i geni della lampada a Borgo Panigale, oppure, cioè, può essere un po' avere qualcosa in più. Sì, sì, ma insomma, vedremo, sarà bello. Certo. Posso dire che c'è una squadra che è molto tranquilla, dice: con quella moto lì e con questo pilota qui faremo molto bene. Ti puoi immaginare che pilota è, che squadra è, di chi stanno parlando. Sono veramente molto sereni. Marche non è carico di più, certo. Non vede l'ora di, sarà divertente già dai test di Valencia, e varrebbe la pena di fare un salto a vederli, perché secondo me ci sarà da divertirsi, e puntate pure su Marche, che cercherà di andare veloce da subito, piuttosto la tira là in fondo dove la tirò anche Schumacher, mi sembra, ti ricordi? No, era Valencia che la tirò nel muro, Michael. Mi sembra di sì, una roba, una della Superbike tedesca, non mi ricordo. Ti ricordi quando Schumacher? Cartagena, però ecco, secondo me cercherà di andare forte da subito, è quello che mettere subito un sigillo. Poi, io credo che lui sia più bastardo, non gli darà questa soddisfazione di dargli 2 secondi adesso dico esagerando così, e io credo che lui è abbastanza intelligente dal nascondersi per preparare una vendetta da consumare fredda, cioè quando gli altri meno se l'aspettano, e insomma non è più un ragazzino che ha bisogno di stracciare
il circuito, fare le righe per terra con i gomiti. Io credo che invece se la studierà come sta facendo, perché in effetti tutte queste sessioni di prove che si fa dietro la Ducati mi ricordano quelle che faceva Valentino dietro la Yamaha quando aveva nelle prove libere, ovviamente, quando aveva già deciso o era lì per decidere di andare alla Yamaha, che passava interi turni dietro a studiare come si comportava quella moto lì. Perché sono piloti con, come dire, con un'intelligenza superiore, con una capacità superiore, capacità complessiva superiore. E non so se farà sfaceli, non sono convinto. Ok, no, io ti dico quello che lui ha detto. Non farà come Valentino quando salì sulla moto di Stoner, eh? Su questo ci metterei la mano sul fuoco. Però non, insomma, lì sì, in mezzo agli altri, a vedere come va, sto studiando, devo imparare. Cioè, possiamo già fare le interviste adesso. È vero. Quello che va bene. Filippo, ti ringrazio infinitamente, è stata una meraviglia ascoltarti, spero di rivederti prestissimo qua a Paddock TV, ringrazio tutti gli amici che erano collegati, chi guarderà la trasmissione sul canale. Grazie ancora a Filippo Falsaperla, a prestissimo, ciao ragazzi, ciao, buona serata. Presto, grazie ciao, a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Ducati Milano, da oltre 20 anni siamo il concessionario ufficiale per la città di Milano e provincia. Da noi troverai un vasto salone di moto nuove, un salone di moto usate certificate, un'assistenza tecnica specializzata e tanto altro, accessori, abbigliamento e ricambi, due sedi e tanta tanta passione. La tua prossima Ducati? Da noi, mettici alla prova. Ciao, sono Riccardo Messa e sono qui nella mia concessionaria per dirvi che fra poco avremo mesi molto importanti con novità prodotto Renault e Dacia. Ci sono anche le offerte Fast Track su Arcana e Captur. Quindi venici a trovare le nostre sedi a Monza, Vimercate e Merate o visita il nostro sito messa.it. Italy Infissi, la grande realtà italiana che produce serramenti, cassonetti, monoblocchi in PVC isolanti con materie prime e prodotti di altissima qualità per un fantastico isolamento termico e acustico, bollette più leggere. Italy Infissi realizza direttamente tutti i suoi prodotti certificandoli con un vero e proprio servizio su misura e in più manutenzione zero. Il tutto con condizioni di pagamento personalizzate. Per saperne di più o per un preventivo senza impegno contatta lo staff Italy Infissi al numero in sovraimpressione o sul web italinfissi.it. Novembre 2023, tempo di EICMA, la fiera di Milano con tantissime novità per la nuova gamma Honda, tra cui i nuovi colori 2024 che sono già in arrivo presso la Motostar. Ne vedete qua alcune anteprime. Non fateveli scappare perché arriveranno numeri limitati. Venite e prenotateli ora. Tecnologia e qualità a prezzi incredibilmente convenienti. In una parola, Evo. Da Fassina Evo trovi la gamma di automobili full optional di serie più economica del mercato. Evo 3, Evo 4, Evo 5, Evo 7 e Evo Cross 4. Tutte a benzina e GPL. Evo incarna la nuova concezione dell'automobile e della mobilità, non più ispirata ad effimeri status symbol, ma a modelli di semplicità, concretezza, praticità ed affidabilità. Vieni a provare la tua nuova Evo da Fassina in via Grassi 98 a Milano.